Andiamo avanti allora col TG1 perché ora c'è Billy, la nostra rubrica dedicata alla lettura. Buona domenica da Billy. Una storia familiare, una storia di amore intenso, la scoperta di un passato che ritorna. Il romanzo di Dario Buzzolan. Cecilia, la protagonista, è in felice attesa, come una foto le cambia la vita? Beh, diciamo che crede di riconoscere in quella foto suo nipote Thomas, figlio del fratello scomparso in un incidente aereo molti anni prima. Lei non lo vede da 14 anni, ma si convince che si tratti di lui. Lui è l'ultimo pezzo superstite della sua famiglia, quindi deve inseguirlo, deve trovarlo, a costo di sacrificare tutto. Cecilia cerca sempre la perfezione, anche in amore? No, direi assolutamente no. Il suo è un amore altamente imperfetto, come i nostri amori, come gli amori reali. E devo dire che la sua ricerca di perfezione è un modo per difendersi dall'imperfezione del mondo e dall'imperfezione propria. La strada verso gli amori, l'età adulta, passa attraverso lo strappo con le radici. Il romanzo di Veronica Raimo. È sempre difficile dare una definizione di amore e poi si rischia sempre di essere sentimentali o ridicoli. Mi piace di più la parola desiderio, sì. Il desiderio è di per sé senza certezze. Nel momento in cui diventa certo, diventa centrato, probabilmente perde anche di forza, di efficacia e quindi smette di essere una forza così dirompente come la forza del desiderio. Questo è proprio un romanzo che mette in crisi l'idea stessa di famiglia. Ed è un romanzo che parla della vita di una ragazzina, poi donna, che cerca di demolire non soltanto la casa della famiglia, ma proprio la famiglia, cercando invece di costruire qualcosa che è molto più simile a una comunità, un'alleanza, un senso di solidarietà. La ricostruzione di come la piovra mafiosa si sia sviluppata nelle regioni settentrionali dell'Italia. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ne hanno scritti 20 di libri ormai sulla criminalità organizzata. Il procuratore ed il professore nell'ultimo raccontano l'andrangheta al nord e a Milano in particolare. La più grande piazza d'Europa di cocaina, che è Milano, dove c'è il più alto consumo di cocaina delle più grandi metropoli d'Europa. C'è stata una colpevole sottovalutazione da parte di tutti, forze dell'ordine, storici, politici, giornalisti e anche magistrati, sottolinea il procuratore di Catanzaro. Abbiamo narrato un'andrangheta di pastori, di rozzi, al massimo di sequestratori di persone, quando invece già negli anni 70 esisteva l'unicità dell'andrangheta, quando già negli anni 70 è stata creata la Santa, dove uno stesso soggetto era al contempo un dranghetista e partecipava a riunioni in logge massoniche deviate. Fresco di stampa, Vivi, un romanzo a fumetti senza parole, perché a parlare sono i disegni e la storia di una famiglia, la ricerca di aiuto e di una nuova vita in Italia, un bambino e il padre, la solidarietà e la rinascita dopo la grande paura del Mediterraneo. L'appuntamento con Billy è a domenica prossima. Tra poco, nuovo appuntamento con Domenica In. Allora ci colleghiamo con la padrona di casa, Mara Venier. Eccomi qua, ciao Sonia.